No. Qua, qua, qua. Sì, sì, è il 18. Ah, è il 18. Ah, il 22 è con i regionali. Ah, ok. Ecco perché... Ma ti ho detto, è lui. E intanto parte subito il sesto, tira una fucilata, bravo. Ricordiamo che siamo a sesto, stiamo giocando contro il GC Riva, categoria giovanissimi provinciali. Deviazione, subito un primo corner per il sesto. Che buona. Sì, sì, è buona. Attenzione. Bravo. E bravo. Con un elegante pallonetto. Il sesto si porta già in vantaggio in questi primi minuti, 1-0. Sbaglia il passaggio e Nico si apre verso il centro, ma viene anticipato. Non ci arriva Christian. Bella azione comunque. Ci prova Nicolò.
termina fuori e sarà rimessa per il sesto, anzi calcio d'angolo. Non rischia, butta fuori, rimessa laterale per il sesto. Siamo ancora là, quindi il sesto sempre in avanti, sempre in attacco. Era carina l'intenzione. La colpisce male, quindi arriva un po' rotolante la palla. Carica il tiro da molto lontano, ma schizza in alto la palla, rimessa dal fondo per il Gigi Riva. Vai.
rimessa per i cagliaritani. Che dall'altra. Bravo, dai, dai, dai. Mi appoggia bene, vediamo Enrico cosa combina, un bel cross. Gabri. Dove? Eccolo. C'è Mattia. Palleggia troppo. Doveva spostarsela e tirare di quello piede. Niente da fare, rimessa dal fondo. Guadagniamo un altro calcio d'angolo. Vediamo da questa parte cosa combiniamo. Tira in porta. Abbiamo segnato i primi 2 minuti. Il secondo minuto. Sì. Ha fatto un bel pallonetto. E ha fatto una bella azione. Attenzione. Bravo. No, non intuisce. Attenzione, Niccolò tenterà il tiro sicuramente, ma ce l'ha ancora lui. Si ricomincia da qua. Anzi, si ricomincia dal portiere. Vai Nico! Gliela prende. Proprio il rococò, tanto è il Cagliari, Gigi Riva, che proverà a questa altezza. Non può passare là in mezzo, troppo difficile. Chi c'è? Gabri. Doveva andare prima. È arrivato un po' in ritardo. Intanto attacca il sesto.
Lascialo uscire, lascialo uscire. Guarda Nicolò, guarda Nicolò qui. Deviazione sarà fallo laterale per il sesto. Ah, non ci arriva. Perdono palla, regalano questo fallo laterale il sesto. Oggi è poco reattivo Mattia. Lento, direi. Bella, 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 bella. È bravissimo, è bello questo, da rivedere, da rivedere. Bravo Gabri, porta ancora in vantaggio il sesto, 2-0 in questo, quando stiamo arrivando al ventesimo di questo primo tempo. Si riparte dal dischetto. Bella, bravo, bravo, bravo Henry e bravo Matti, lata una bella palla, passa nemmeno un minuto e ci portiamo ancora in vantaggio, 3-0 per il sesto. Grazie.
Arriva da dietro Gabri, velocissimo, lei la prende, bravo. E gli dà una bellissima palla a Cristian. Attenzione, la palla è ancora lì. La lascia uscire, bravo, intelligente. Guadagniamo un calcio d'angolo. Ancora azioni pericolose del sesto. È ancora in gioco, bravo. Ripartiamo dal fondo. Lascia uscire ovviamente e con molta calma si riprenderà da un fallo laterale. Attenzione, tira un missile il portiere, forse anche col rimbalzo è stato fregato, è arrivata anche forte, bravo Cristian, giusto? Sì. Cristian là il 4-0 siamo, sì. 4-0 quando siamo al 24esimo più o meno di questo primo tempo. Sicuramente al secondo tempo farà un cambio squadra, metterà l'altra, ovviamente con questo vantaggio può permettersi tutti i cambi possibili, compreso il portiere, anche se oggi il nostro portiere è stato ancora, non è stato ancora impegnato. Bravo. Gliela riprende, bravo, la palla è ancora lì, chi c'è, eccoli. Si tenta un tacco e segna, attenzione, segna Tommy Serrao, bravo, 5-0, non sapevo se era un passaggio, invece era proprio un tiro in porta. Thank you.
tira un missile, ma ovviamente a Gabri. Fischia punizione per il sesto. Vediamo Nicolò se tira direttamente in porta. Siamo a 40 metri qua minimo. Attenzione, non trattiene il portiere e ci regala un calcio d'angolo. Spazza via. Bravo. Attenzione. Bravo. Cerca qualcuno, certo. E intanto il portiere del Gigi Riva è sempre messo alla prova. Per poco fanno un gol. Si fa tutto il campo. Bravo. Eccola, eccola. Fai gol, perché? Bravi, bravissimi tutti e tre. Bravo Cristian, si è fatto trovare lì, e bravo anche Henry che non ha rischiato. Bravi. 6-0 quando mancano 4-5 minuti. Eh sì, si è fatto il campo, bravo. Mamma, una falcata si è fatta. Bello.
capiscono. Ha dato un 10% in quell'azione. Vabbè, sta ancora rifiata. Con calma, Matti, piano, piano, che state rifiatando. Recupera l'errore, ma intanto il gioco si ferma, un giocatore del Gigi va a terra. Adesso l'arbitro assegnerà qualche minuto per recuperare sto tempo perso. E segna, segna. Così, segna, bravo. Cristian. E oggi è anche autore di 2 gol. Siamo, mi sono perso, 7-0, 7-0. Quando adesso dovrebbe fischiare il primo tempo. E fischia infatti la chiusura. Piccolo break, ci vediamo dopo. E riparte il sesto contro il Gigi Riva in questa bellissima partita domenicale. Si è messo anche un po' di vento, attenzione. Marcello fa una capriola, vabbè. Ex atleta di arti marziali, quindi per lui è normale fare capriole. Colpo di mano, non lo vede l'arbitro, intanto si ferma il gioco e assegna una punizione per il Gigi Riva. Sbaglia l'appoggio. Non può durare in eterno.
Vai, Cri. Anticipa Giuseppe, bravo, porta palla in avanti, ancora, vai Giuseppe, no, da questa angolazione sembrava dentro, invece non c'entra la porta, bravo lo stesso, si è impegnato, ha corso come non mai, bravo Frai. Stata trattenuta l'arbitro, visto tutto, assegna una punizione interessante, da una posizione interessante per il sesto. Sarà Nicolo a batterla. Troppa forza forse. Ci ha provato. Si riparte da una rimessa dal fondo per il Gigi di Riva. Viene braccato praticamente in due. Presa anche una bella botta, Porello. Sì, interrompe il gioco. Thank you.
Tanto lo accompagnano fuori, è il 35 del Gigi Riva. Vediamo se poi il dolore passerà. Vediamo già dei primi cambi per entrambe le panchine, sia del Sesto che dei nostri amici cagliaritani. Esce Federico, vedo, e anche Tommy, il numero 9, anche Christian, Ferro l'11. Bellino che sei. Se la tenta di prima, ovviamente l'ha sbilanciato, non colpisce bene, rimessa dal fondo per la polisportiva. Vediamo questo corner per il Sesto cosa riuscirà a portare. Attenzione, rischio, spazza via. Rimessa laterale per il Sesto. Ancora nostra. Thank you.
Non rischia Cristian. Bravo. Vai Anna, vai. Attenzione. Parte il Gigi Riva. Attenzione, gamba tesa. Vai, 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 Harry. Vai, Harry, vai, vai, vai. Andiamo. E ce la fa, bravo, bravo, bravo. Negli spogliatoi gli ho detto lo fai un gol, me l'ha promesso e l'ha fatto. Bravo Marcello, 8-0 per il sesto, quando passa questo primo quarto d'ora. Altri cambi dalla panchina del sesto, esce Cristian Lai, numero 5, che ha giocato una bellissima partita, è stato anche autore di due gol. Tommy è scatenato, attenzione. Anna, vai, vai, credici Anna, vai. Bucato, passa con un tunnel la palla e palo. Protegge col corpo, aia. E Biolchini c'è. Biolchini c'è. Ci vuole di più per segnare il nostro portiere. Sì, l'ha sentita la botta sullo stomaco. Il retropassaggio stava diventando un'azione pericolosa per il sesto. Con prepotenza, bravo, li stava prendendo. Vai, tu. Rimessa per il sesto.
Bravissima! Troppa fretta, aveva tutto il tempo di metterla giù, di avvicinarsi e provare a segnare. Occasione sfumata per il Gigi Riva. Intanto situazione invariata, ancora 8-0 per i nostri azzurri. Intanto qua abbiamo la nostra punta Lorenzo, che Porello è infortunato con una distorsione. Ciao Lori. Speriamo di rivederti al più presto al campo, in campo. Lunga rimessa. Sto pensando che per una faccia messa in giro. Dobbiamo vincere oggi. Dai, Tommy! Matteo, sempre detto all'uomo, dai! Un po' di palleggi, ragazzi. Vai, to! C'è una trattenuta. Punizione per il Gigi Riva. Battono subito, attenzione. Allora lo ferma. Vai, 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 scatta Marcello come un treno. Porta che a lui sono andata a fare le file e niente. Manca adesso, l'ora più è adesso. Niente c'è fatto. Il nonno è andato a fare colazione con lo zio. Dai, quale ti è arrivato? L'ibrido? L'ibrido o quello Eco Power? Hai preso? Eco Power? Il nuovo, perché c'è anche oltre lì c'è il libro dove ho fatto l'Eco Power, fantastico. Che colore l'hai preso? Yeah. Dove c'è? Come hai chiamato l'Eco Power? Il nuovo? Dovrebbe averla Eco Power. Bellissimo, io quello lo guidavo. Dai. Ma il motore non consuma molto. Attenzione Marcello, con gran coraggio si butta proprio in questa palla che poteva essere veramente molto allettante. Rimessa dal fondo.
Nessun problema. No, peccato, sfuma anche questa azione del Gigi Riva. Trattenuta, punizione per il sesto. Dai Tommy, aiuto Tommy, sveglia! Va? Fischia fallo. Andiamo, posizione interessante. Vediamo se Niccolò a questa distanza. Ah, tira Giuseppe. Attenzione, era ben piazzato. Non c'entra proprio bene lo specchio della porta.
Marcello qui ha avuto fretta, aveva un po' qualche secondo anche per posizionarsi meglio il pallone. Sfuma. Stiamo arrivando alla fine di questa partita, quando mancano 5 minuti all'incirca. Bravo, attenzione, bravissimo, non se l'aspettava il portiere, bravo, una bella girata e un bel collo piede, segna, portandoci a 9-0. E mancano proprio adesso 5 minuti alla fine della partita, recupero più recupero, ma non credo che possa dare tanto l'arbitro. Vai Nico! Palo! Bravo Nico! Ha tirato una sciabolata. Ha preso un palo pieno, era davvero difficile da parare questa. Pizzico di fortuna e anche questo sarebbe stato gol. Lori, vai! Bella assist. Portiere rinvia molto in alto, poco in lungo. Vai, veloce, bravo! Vai, avanti, vai!
Bravo, tenace proprio, non molla. Termina fuori, non vediamo per chi è, vediamo un attimo. Sì, per il Gigi arriva. Peccato che non c'era nessuno, quindi. Spazza via Biolchini. Fischia, finisce così, stravinta dal sesto, nostri ragazzi. Ovviamente un gol per la squadra avversaria, ci stava, ci hanno provato, anche loro un pizzico di fortuna gli avrebbe dato una mano. Bravissimi, bravi, bravissimi. Ragazzi, buona domenica a tutti, ci vediamo alla prossima partita. Ciao, forza Sesto!